Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Mazza Graziella, che conosciamo benissimo, oggi qui al Hotel Felipe per un master in criminologia, una cosa davvero bellissima. Io ho assistito e sto assistendo, molto interessante, anche perché la visione non è soltanto quella della criminologia, ma ci sono molti altri aspetti che, come sempre, Graziella riesce a snocciolare fuori e a farti riflettere e a farti capire che veramente c'è sempre da imparare, e le visioni che da Graziella sono veramente veramente uniche. Quindi io innanzitutto ti do il benvenuto su Liberi TV e ti chiedo di raccontarci in breve cos'è questo Master in Criminologia e come si fa a parteciparvi. Grazie, grazie Riccardo, sei sempre molto gentile con me e con Formazione Prometheus. È un'altra avventura che comincia, siamo felicissimi, penso è la settima aula che noi facciamo di criminologia negli ultimi anni, quindi siamo felici perché come dire, l'energia che noi impegniamo poi viene ripagata da quest'aula che è corposa, sia dentro, quindi fisicamente abbiamo le persone in aula, sia al di fuori, perché la videoconferenza ci permette di avere persone che vengono dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, e quindi siamo proprio felicissimi di questa cosa. Che cosa si fa in questo Master di Criminologia? Innanzitutto si impara a interagire, perché le varie professioni spesso sono sganciate rispetto a questo problema, perché la criminologia viene pensata, immagina, come il cadavere per terra e quindi tutti che stanno lì con la lente di ingrandimento. In realtà non è così. Il nostro dovere, chi si occupa a vario genere di questo ambito, deve essere quello di prevenire, e quindi per fare prevenzione a noi servono tutta una serie di campanelli d'allarme. Quindi da una parte la conoscenza dell'ambito della criminologia, il criminal profiling, tutto l'aspetto della criminogenesi, e poi tutto l'aspetto che riguarda invece l'analisi del comportamento. Quali sono i campanelli d'allarme che ci possono far capire che una persona oggi è in difficoltà e domani potrebbe non più contenersi e, nel lasciarsi andare, scoppiare e provocare dei danni non solo agli altri ma anche a se stesso. Questa è una cosa importantissima. Quindi dove possiamo reperire delle informazioni per partecipare a questo master e quindi seguirvi e appunto avere delle notizie utili a capire cosa significa, ma soprattutto essere presenti? Sì, allora innanzitutto Instagram, i social, quindi Facebook, il nostro sito che sta finalmente riprendendo le nuove sembianze, quelle belle dinamiche che ci caratterizzano, che quindi tra pochissimo sarà di nuovo in circolo nella rete, che sarà www.formazioneprometheus.it, e poi i nostri numeri di telefono 389 48 17 204. Vi risponderemo. Perché? Perché queste aule poi saranno una volta al mese aperte al pubblico, quindi chi vuole assaggiare questo argomento potrà venire in aula e comprendere come si possa fare, affrontare questo argomento sia dal punto di vista teorico ma dal punto di vista pratico e laboratoriale. C'è veramente un sacco di cose da imparare e noi siamo onorati di farlo attraverso tante figure specialistiche.